Benito Mari, l'occasione di questa tappa milanese è per presentare la FX9, la nuova camera dedicata al cinema che in qualche modo sta tra l'apprezzatissima gamma delle fotocamere alfa full frame e ovviamente la Venice, la sorella maggiore. Come la proponete sul mercato questa nuova camera? Beh, intanto FX9 si pone su un mercato molto orizzontale, quindi potremmo dire cinema più documentaristico e potremmo dire televisione di alto livello. Venice rimane una profilazione altamente cinematografica, top end, e Alpha rimane per tutta quella fascia, tra virgolette, che va dall'amatoriale al professionale fotografico video. Ma quello che abbiamo enfatizzato in queste due giornate, ieri più con i nostri partner e oggi per il pubblico, dove abbiamo avuto più di 100 partecipanti. Sono le nuove caratteristiche che questo prodotto introduce a livello operativo, sono che non proprio, sono di poco conto. Sono proprio quello che succede su questo prodotto, cioè quanto questo prodotto raccoglie tecniche e applicazioni di mondi diversi, ancora una volta per mostrare come Sony nell'area professionale riesce, tra virgolette, a raggiungere e a mettere a punto tecnologie che al meglio raccolgono le esigenze di mercato. E dunque abbiamo parlato di tante nuove funzioni, tra cui vorrei citarne una su tutte, che è quella dell'autofocus. Tendenzialmente l'autofocus è una funzione che uno tende a pensare non essere appropriata quando si parla di applicazione artistica, ma è anche vero che questi prodotti, specialmente quando si parla di una full frame, come in questo caso 6K, hanno una criticità, cioè tanta risoluzione. Prendere il fuoco è assolutamente un requisito fondamentale, non averlo vuol dire perdere, tra virgolette, la qualità dell'immagine. Ci sono immagini che ti passano davanti che non sono ripetibili. E dunque Sony ha inserito questo sistema di autofocus che si basa su un agente di intelligenza artificiale, di face recognition, che è capace di campionare il viso e di riconoscerlo in modo molto avanzato in tutto il suo percorso dell'immagine di ripresa. Può distinguerlo fino a 7 diversi phase all'interno dell'inquadratura. Può, tra virgolette, gradualizzare il cambio del piano focale con 5 step diversi. Quindi una gestione dinamica del fuoco, si quindi può dire. Un ausilio, se vuoi, molto vicino alla capacità umana di poter guadagnare il fuoco in una logica artistico-creativa. Quindi noi diciamo che questo strumento porterà un po' una rivoluzione. È un nuovo concetto, di fatto, a livello concetto. Operativo. È un nuovo concetto che va colto come una facilitazione per l'operatore, per dargli, tra virgolette, la possibilità di usare al meglio, al massimo, la tecnologia. Gli apprezzamenti o comunque le osservazioni che avete avuto oggi qui direttamente dai professionisti, che cosa hanno apprezzato di più? I numeri parlano chiaro, no? Abbiamo lasciato l'IBC con 1000 unità in preordine, siamo arrivati a questo incontro con 1500 unità preordinate in tutta Europa. Credo che non ci sia un caso simile per nessuna camera Sony da sempre. In verità il caso migliore è stato per l'FS7, perché per lì l'FS7. Raggiungemmo dei numeri ancora più alti, ma questi numeri sono formidabili. L'FS7 è arrivata anche in un momento in cui il mercato non era comunque così ricco, esatto, di offerta, quindi oggi ha un valore anche per questo. Ma un valore ancora di più, perché esistono dei predecessori che avevano, tra virgolette, già in qualche modo posizionato sul mercato, quindi i numeri sono eccezionali, quindi questo risponde un po' alla tua domanda. L'accoglienza del mercato è formidabile, il full frame con i suoi 15 stop, con i due ISO 800 e 2005, con questo autofocus, ma anche con questi metadata per memorizzare gli elementi di stabilizzazione delle vibrazioni di immagini grazie all'integrazione con Catalyst. Sostanzialmente le vibrazioni sono scritte attraverso un giroscopio elettronico che è inserito nella macchina, vengono catturate su dei metadata e questi metadata sono trasferiti su un software applicativo che si chiama Catalyst, che restituisce stabilità all'immagine. Quindi quelle immagini non utilizzabili, tra virgolette, per delle vibrazioni
assolutamente inopportune sono recuperate. Ecco, questi alcuni esempi, ne vedremo di tante e di belle nei prossimi mesi. 1500 preordini, qual è la percentuale o il numero degli ordini italiani più o meno? Beh, questo diciamo è un dato che teniamo riservato per ora. Riservato. Ringraziamo Benito Mari su questo bellissimo Grazie. Trono rosso cardinalizio e ci aggiorniamo alla prossima occasione. Si addice all'occasione. Grazie. Grazie, alla prossima puntata. A presto.